Un minuto con Padre Pio, dai luoghi del convento di San Giovanni Rotondo, questo suono d'organo che arriva dalla chiesa di Santa Maria delle Grazie, la Grande. Ora ci troviamo nella sacrestia antica della chiesetta di Santa Maria delle Grazie. Chissà, forse proprio in questo luogo Suor Eliana Petrezzelli di Corato avrà incontrato Padre Pio negli anni 60-62, anche perché in quegli anni Padre Pio da qui ci passava spesso. Qui c'erano tutte le donne che avevano l'opportunità di vederlo, di a volte sfiorarlo, affidargli una lettera. Racconta Suor Eliana che si trovava qui a San Giovanni Rotondo in quegli anni per frequentare il corso di infermiera professionale alla Casa Sollievo della Sofferenza e quindi conobbe, qui ebbe la grande opportunità di conoscere le Apostole del Sacro Cuore che facevano servizio quindi nell'ospedale di Padre Pio. Durante questo periodo sentì anche la vocazione, sentì la chiamata, voleva diventare suora, sentì la chiamata alla vita religiosa. In una confessione proprio con Padre Pio manifestò il suo pensiero e Padre Pio scherzosamente disse: e mo pure tu vuoi diventare capa di pezza, ovvero vuoi diventare suora, nel senso in dialetto beneventano capa di pezza significa testa di stoffa, e quindi con la stoffa per indicare le suore. Ebbene, lei però era un po' titubante e Padre Pio subito le manifestò la sua risposta: entrerai, entrerai, stai tranquilla. Tornata a casa per le vacanze incontrò la mamma e la mamma era titubante. Al che nello stesso giorno Suor Eliana racconta che la mamma era a casa quando sognò Padre Pio nella notte. Padre Pio le disse: lascia partire tua figlia, hai capito? Lascia partire tua figlia. Al che la mamma subito raccontò questo sogno alla figlia e la figlia era contenta di questo sogno, soprattutto perché poteva continuare e vivere anche qui a San Giovanni Rotondo come infermiera professionale, cosa che accadde. È chiaro che nel corso degli anni, confrontandosi con la mamma che forse voleva la figlia mamma, sposa, le disse: cara figlia, tu hai scelto la strada migliore.